Nuovo video di gente stiamo per andare all'aeroporto per iniziare una nuova missione. Questa volta una missione principale, ragazzi. La missione quella a Golem mi era piaciuta tantissimo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova missione principale. Allora, andiamo subito da Miller. Non è che si può salire là sopra. Ma là c'è qualcosa, ragazzi. No. Allora, Ah, visto delle cavoli. bombe ci aiuta a incastrare l'Ark? Non proprio. Cazzo, Jensen! Le bombe sono opera di Ellison Stanek, una del posto. Ora l'abbiamo in custodia, ma prima che l'arrestassimo mi ha detto di avere fabbricato altre bombe, tutte consegnate a Viktor Marchenko. Quel tizio di Golem. Allora, l'Ark c'entra e come? Io penso a una fazione interna all'Ark. C'è qualcosa di più, Miller. La Stanek mi ha detto che Marchenko ha una base sulle Alpi svizzere, un centro di ricerca chiamato GARM. Pensi che l'Ark abbia le risorse per una cosa del genere? Contatterò MacCready. Preparerà un piano con gli analisti. Dobbiamo agire subito. Io e Chicane potremmo fare un sopralluogo mentre Mac e la sua squadra fanno le loro ricerche. Dici? Hai già pianificato tutto in quella testolina elettronica? Ah, fanculo. Ci sto! Hai abbastanza carburante fino alla Svizzera? Sì, Sì, dovrebbe bastare. bene, parti. Solo ricognizione, però. Non sparate un colpo. Avvisatemi appena scoprite qualcosa. signore. Finora hai lavorato bene, Jensen. Non fare cazzate. Ricevuto. Non sparate un colpo, quindi in teoria anche adesso non posso uccidere nessuno. In Miller non teoria. si spreca in complimenti, eh? Riceve pressioni dai piani alti e a Golem iniziano a scoppiare casini per la faccenda di Riker. Ma non ce l'ha con te. Non molto. Non più. Tu che ne pensi? Penso che sei stato grande con quella bombarola. E se le informazioni che le hai strappato sono vere, Golem sarà l'ultimo dei nostri problemi. Che ne dici se andiamo a vedere quanto siamo nella merda? Partiamo? Ehi, sulle Alpi potremmo cacciarci nei guai. Sei pronto a un po' di azione? Perché? So che negli ultimi anni ho pilotato e basta, ma la cosa bella di noi naturali, Jensen, è che non ci arrugginiamo. Guarda che ho una certa esperienza. Ne ho viste di cotte e di crude. E me la sono sempre cavata. Va bene, ma non partire senza di me. Senti, so che non siamo amiconi e che a volte faccio lo stronzo, ma non sono così stronzo. Anzi, sono offeso per quello che hai appena detto. Non era mia intenzione. Sto scherzando, Jensen. Allora è proprio Sei pronto? stronzo. Mi hai detto che il fatto di zoppicare ti rende più genuino. Una descrizione curiosa, visto che parliamo di un handicap. Sei negato con i preamboli. Vieni subito al nocciolo della questione. Semplice curiosità, tutti abbiamo una storia. Cazzate. Tu vuoi soltanto sapere se lo odio, se odio l'uomo che mi ha ridotto così. Si chiamava Lachlan Bitts. Era un operaio che lavorava alle miniere di Bendigo prima che tutto andasse a puttane. Per Bitts la famiglia avveniva prima di qualsiasi altra cosa. All'epoca nessuno poteva competere con voi potenziati in fatto di lavori manuali. Questo l'ha costretto ad una scelta, se così si può definire. Una scelta che ti ha cambiato la vita. Non ce l'hai con lui per quello che è successo? Ce l'ho con gli stronzi che obbligano quelli come lui a potenziarsi, che impongono un sistema in cui i ricchi possono ottenere abilità artificiali senza badare alle conseguenze su tutti gli altri. No, non ce l'ho con lui, o almeno non più. Ero solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. La storia della mia vita. Se hai finito il terzo grado,
Che ne dici di andare dove dobbiamo andare? Non ancora. Sai dove trovarmi. Ok, ma non è che devo sistemare tante cose. Voglio solamente andare a vedere cosa c'è là sopra, ragazzi. È una cosa abbastanza veloce. Ok. E adesso ci arrampichiamo qua. Sblocchiamo. Ok, va bene, allora qualcosa è servito. Ah, ma qua c'è un sacco di roba. Spero che non mi faccia perdere la missione, però quella è in corso, ma... Boh. Olagarm sul radar. Resterò fuori dal campo visivo e attiverò il disturbatore. Possiamo scansionare la struttura con... Negativo. Per sapere cosa c'è in ballo, devo entrare. Sei fuori. Non sappiamo cosa c'è là dentro. Pensavo fossi stufo di fare il tassista. Non dicevi di voler tornare all'azione? Ok. Ma è meglio non atterrare. Chiamami al primo segno di guai, se non vuoi rovinarti la giornata. Ok. Andiamo. Beh, livello 1 dovrebbe essere abbastanza fattibile. Fattibilissimo. Ok. Abbiamo una sbirciatura. Fratello, dovresti tornare immediatamente sulla retta via. Solo un assaggio, così capirai in che faccenda ti sei immischiato. Porta i miei saluti a Talos. Pensavo di vedere più sangue. Hai detto che Racker ne era ricoperto. Racker aveva più carne di lui. Forse è questo il motivo. Sei sicuro che morirà? L'Orchid non ha pietà. La sua morte sarà lenta e dolorosa. Così avrà tutto il tempo di riflettere sui suoi peccati. Cavoli, ragazzi. Mi ha proprio colto la sprovvista, questa non me l'aspettavo. Se ci ha trovati, significa che la struttura è compromessa. Dobbiamo andarcene. No. Sapevamo che sarebbe accaduto. Abbiamo tempo, prima che comincino a cercarlo. Se lo dici tu, che facciamo con i tuoi amici dell'Arche? Quegli idioti non mi sono più di nessuna utilità. Lasciate che bevano un altro po'. Poi dategli una dose di Orchid. Buttate i corpi insieme a questo. Sono stufo di questo peso morto. Portalo tu. Io ho altri impegni. Cioè te ne torni a Bremen? Devo parlare con quei porci Dvali. Voglio che accelerino le cose, in modo che il nostro carico superi subito la dogana. Vorranno altri soldi. I contrabbandieri vogliono sempre altri soldi. I Dvali non li avranno. Quindi io e gli altri stiamo qui e procediamo secondo i piani? Sì. Ieri sera Braun ha confermato tutto con la Picus. Data e ora.
Ragazzi, Vali, Picus, questa... Fine della corsa, amico. Aia. Questa fazione dell'Ark, che non era l'Ark, ma era una fazione interna, sono tutti collegati a quanto pare. Chicane. Chicane, rispondi. Cazzo, per quanto sono svenuto. Mi hanno sparato l'orchide, ragazzi. La stessa cosa che ha. Contatta Vega, contatta Miller. Cavoli, non saprei. Non saprei. Allora, Miller sicuramente dell'Orchid non ne sa niente. Magari il boss di Vega, dato che ha sempre qualche informazione, magari potrebbe saperne qualcosa. Non lo so, ragazzi. Sono veramente indeciso. La missione è per conto di Miller. Però Miller ha i boss mezzi corrotti, quindi non lo so, ragazzi, non so più di chi fidarmi, sono in una situazione di merda e non so quale scelta compiere. Non lo so, ragazzi, contattiamo Vega. Alex, sono io, devi aiutarmi. Finalmente! È da quando hai ignorato la banca che cerco di contattarti. Dove sei? Alla GARM, un centro di ricerca sulle Alpi Svizzere. Mi hanno teso un'imboscata e il pilota del... La TF-29 non... Le armi ce l'ho ancora tutte? Sì. Risponde. Le Alpi Svizzere! Cazzo, ci vorrà un po' per mandarti un... Vitol, che è successo? Mi aspettavano la talpa degli Illuminati nell'Ark e i mercenari con le maschere dorate di Dubai. Hanno provato a uccidermi con l'Orchid. Cazzo, Adam. Sto controllando le mappe. C'è un eliporto a nord della struttura. Raggiungilo e... Beh, ti richiamo appena ho un piano. Io continuerò a chiamare il mio pilota. Questi tizi mi credono molto, Alex. Forse posso sfruttare la cosa per darmi un'occhiata intorno. Ok. Se no c'è anche un altro ingresso che è là. O di qua... O di qua. Oh ragazzi, allora proviamo ad andare di qua. Poi improvviso. Anche perché, vabbè, da lì comunque in ogni caso posso tornare indietro. Qua c'è una valigetta di armi, che è già qualcosa. Il fucile pompa non lo posso tenere. Niente ragazzi, quindi adesso io procedo in maniera silenziosa, chiaramente se le cose vanno male non è un problema per me usare la forza in questi casi. Ok. Bene, si stanno dividendo, quindi... Ok, tu te ne stai buono qua. Vediamo cosa c'è da darmi. Allora, là c'è una cam e qua ci sono delle scale. C'è il tempo però, ragazzi, lì, eh.
Usa biocella. Per far che cosa? Ehi, tu nella sala comandi, che cazzo fai? Sto usando la gru. Questo lo vedo, perché? Omega. L'ultimo che l'ha usata se n'è fregato della sicurezza. Per poco non scaricava una tonnellata di ghiaccio sopra qualcuno. Cazzo! Adesso è sicuro? Sì, dovrebbe andare. Stavo finendo di controllare quando mi hai urlato contro. Ok, beh, grazie. Non c'è di che. Sì. Ok. Ok, allora cerchiamo di capire a cosa può servire questa gru. Perché allora spostarla fin là adesso io non so in che modo possa essermi stato d'aiuto. Salendo su di qua sono in un punto tattico, ragazzi, è veramente vantaggioso questo punto. Secondo me questo qua è fighissimo, perché da qua veramente mi dà una mano veramente immensa. Riesco praticamente a piazzare, a capire dove si trovano i nemici. Fino a 10 nemici in questo caso. Ma non ho capito la gru in che modo può avere senso spostarla. Lì c'è un cecchino, ragazzi. Forse è il caso di dargli una sistemata. Si sta insospettendo, eh? Ah, no. Ah, non so come ho fatto, ma l'ho preso. Ok, l'ho agganciato. Ora cerchiamo di capire in che modo può servire. Se no potrei scendere, farli fuori tutti e scendere, però... Dato che sto giocando in difficile, ragazzi, è sconsigliato. Allora, prendo questo tubo qua, scendiamo giù. Eccolo là. Spero di non fare troppo rumore, ma dovrebbe funzionare. Però ho fatto rumore e ho allertato tutti, ragazzi. Quindi mi sa che ho fatto un po' una cazzata. Allora, io devo entrare là dentro. Telecamere. Off. Off. Ok. Ah, stavolta però ritorniamo indietro. E andiamo. Ritorniamo indietro.
quello è un problema. Cioè, io ho spostato quel tubo là per che cosa? Portello. E cos'è quel coso? Allora, vediamo di... hackerare sto coso. Ok, andiamo ora. Via, 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 via. Ok. Di qua. Ragazzi, qua forse riesco a schivare tutti i tizi, eh? Allora. L'ha detto anche lui. Allora, proviamo a passare di qua. Sono tutti sopra di me, ragazzi. Sono qua. È lui quello qua. Sì, è utile essere praticamente antiproiettile. Se va male, ci nasconderemo dietro. Ok, secondo me io devo potenziarmi un attimo perché questi sono tosti. Proviamo concentrazione aumentata. Concentrazione aumentata, penso che debba... Ah no, me l'ha equipaggiata, okay. Perfetto. Ok. Allora. Non posso salire su di qua. Ormai è tutto pronto per l'estrazione. Sarei potuto passare anche da questo tubo. Passare dentro questo tubo. Attenzione. Ormai è tutto pronto per l'estrazione. Però questo tubo bisognerebbe cercare di capire. Lì c'è una griglia laser, quindi molto probabilmente è da lì che si passa. Anche perché passare di qua non lo so, ragazzi, facciamo un tentativo. Credono ancora che vada tutto bene. Tutto ciò che non sarà caricato entro le 0400 sarà distrutto. Allora cerchiamo di capire dove dobbiamo andare adesso. Qua si sale, dobbiamo entrare là. Quindi non vedo perché fare il giro da quella parte. Anche se quel tubo là potrebbe darmi una bella mano. Il problema sono quei tizi che corrono. Ho prestato i miei caniti a Bella. Spero si ricordi di prenderli. E sicuramente potrebbero vedermi.
consumo più da 10 anni, ma oggi per qualche motivo ne ho una gran voglia. Ora. Ok, mi hanno visto, ma non lo so. C'è una situazione sospetta, nel senso che secondo me stanno venendo a controllare. Niente, ho solamente rischiato di brutto. Sotto. Controlliamo che sia tutto pronto. Ne andremo tra poco. No, ragazzi, qua sotto non mi piace. Vediamo là. Ma 60.000 evacuazione. Là forse. Forse di qua riesco a infiltrarmi, ragazzi. Avrei voluto fare più pratica di tiro questa sera. Ci vivi, a tutto il personale. Il club è chiuso. Evacuazione in corso. Ok. Questo in ogni caso è sistemato. Attenzione, 60 minuti all'evacuazione. Ci vuole un po' di tempo. Più il livello di violazione è alto, più ci mette questo strumento a violare i computer o altri pannelli elettrici, però almeno non si rischia veramente nulla. Ci sono anche delle torrette, ragazzi, ma non me le fa disattivare. Allora, continuiamo. Arma stordente. Quest'arma stordente devo un attimo studiarmela bene, perché non riesco a capire per quale motivo non ha funzionato. Allora, lì ce n'è uno. Arco. Il nemico. Raga, sembra un sacco Metal Gear Solid questo gioco. Piano. Non facciamo rumore. Ok. Allora, noi dobbiamo andare al livello 3, quindi dobbiamo salire queste scale, ok? Lì c'è un tizio. Allora, che è là in alto, però... Devo portare un po' di cibo sull'aereo, con questa evacuazione d'emergenza ho saltato il pasto. Di qua. Rapporto dal perimetro, lato est al sicuro. Ok. E
Le camme dovrebbero essere disattivate, per quale motivo? Non lo sono. Ok, vediamo un attimo qua sopra com'è la situazione. Sembra libera, ragazzi. Ok, siamo al livello 3. E non vedo nemici. Il vetro elettronico lo chiudiamo perché sennò loro possono vedere attraverso. E questo è un problema. Ok, lì ho visto una grata. Evacuazione in corso. Trasporti in arrivo. Ok. Chi è che è morto qua, raga? Quelli dell'ARC hanno fatto fuori. Hanno fatto fuori quelli dell'ARC. Adoro come la polizia e i politici insistono a rassicurare di essere pronti a un prossimo. Non siamo terroristi, fratello, bisogna di riflettere. Intanto prometto di stare alla larga di Victor. Ok, questi qua sono quelli dell'ARC che iniziavano a insomma non essere troppo felici della loro situazione attuale, perché quando Victor è salito al comando ha trasformato questo movimento pacifista in un movimento terroristico. In un movimento terroristico. Allora, di qua. 1, 2. E qualche telecamera, ragazzi, io questi li faccio fuori. Non me ne frega niente di questi. Io li faccio proprio fuori senza problemi. Allora. Sono solo in 3. Ma che cavolo è? Ma per quale motivo? Dimmi che sei tu a fare quel casino. Dove cazzo è? No, è così che tratti gli amici. Quei bastardi mi hanno beccato mentre ti cercavo. Per poco non mi buttavano giù. Ok. Ascolta, c'è un eliporto a nord della struttura. Ci vado subito. Alex, annulla tutto. Ho trovato il mio pilota. Meno male. Avvisami appena rientri a Praga. D'accordo. Stato d'allerta. Non è necessario prestazione. Ricevuto? Ok. Ok, ragazzi. I tizi sono sistemati. Posso prendere l'ascensore e fuggire. Anche se ho come l'impressione che è troppo facile per il momento sta fuga. E invece no, mi sto allontanando dall'area riservata, forse. Ho qualche possibilità. Wow. Attenzione. Ok, ce l'ho veramente fatta allora, ragazzi. Siamo pronti ad alzare i tacchi? Thank you.
Strano, vero? Che è successo? Dove sono tutti? Legge marziale. Le rivolte di Golem stavano dilagando a Praga. Così hanno sigillato tutto. Solo loro possono andare in giro di notte. E hanno tutti il grilletto facile. Splendido. Hai detto a Miller che passo in ufficio? Ti aspetterà. Sempre che tu non ti faccia ammazzare prima. Occhi aperti, Jensen. Alex, sono io. Dobbiamo parlare. Dove ci vediamo? Stasera le strade non sono sicure. Possiamo vederci alla clinica Limb come l'altra volta? Certo. Fa attenzione. Bene, gente, bello questa partita. Mi è piaciuto tantissimo. Bella questa missione. Il video finisce qua. Devo andare sia da Vega che da Miller. Quindi niente, ci salutiamo qua. Spero il video vi sia piaciuto. Mi piace l'iscrizione al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.